Corsi e ricorsi storici. La politica è un grande magma fatto di cicli e ricicli, correnti e movimenti. Se fosse un romanzo sarebbe Guerra e pace. Se fosse una canzone, parole parole. Se fosse un film, a volte le comiche, a volte una tragedia. Ma più spesso la politica è cronaca, anche perché poi tutto si dimentica. Eppure c'è chi ha fatto la storia, ci sono quelli che hanno nomi di prestigio, quelli che, alle volte, ritornano. E allora sveliamo un disegno politico. Eccolo! Un disegno politico che si definisce sempre più e compare un volto politico, Achille Variati. Politico di razza, con un curriculum che abbraccia secoli diversi, ha scavallato il terzo millennio. Sindaco di Vicenza per 15 anni, prima dal 1990 al 1995, poi dal 2008 al 2018, Achille Variati è stato presidente della provincia di Vicenza e dell'Unione delle Province d'Italia. Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Veneto, sottosegretario al Ministero dell'Interno del governo Conte e poi europarlamentare. Oggi però da Bruxelles ha deciso che è ora di tornare. Ho deciso di non ricandidarmi perché voglio tornare nel territorio e dare una mano laddove sarà utile ai problemi e alle scommesse della nostra terra vicentina e veneta. Achille Variati vuole tornare in Veneto e lui stesso a svelare il suo disegno, ma ha un curriculum che è un bel fagotto, pesante. Cosa potrà mai fare? Con tutto il rispetto, mica il consigliere comunale. E sulla poltrona di sindaco di Vicenza c'è il giovane Giacomo Possamai. Attenzione però, una foto riprende Achille sorridente a Bruxelles, casualmente sullo scranno numero 717, che nella numerologia scopriamo che significa forze interiore e nuovi inizi. Già, nuovi inizi. Il presidente della provincia lo ha già fatto, una carica che scade nel 2027, ma se andasse in porto la riforma, si potrebbe andare al voto popolare nel 2025. Si potrebbe, ma nessuna certezza, troppe incognite. Invece, nel 2025 c'è una certezza. Si va al voto per la poltrona di presidente della Regione Veneto, una poltrona su cui non si è mai seduto. Questo sì che potrebbe essere un nuovo inizio. È proprio poche ore fa, dopo che la legge sul fine vita è andata a fondo, Achille si era lasciato andare a una considerazione che adesso potrebbe essere illuminante. Direi che da ieri inesorabilmente si è aperto in Regione Veneto il dopo Zaia. Avete sentito, si è aperto il dopo Zaia e chissà, forse dopo Zaia Achille Variati ha un disegno.